Ciao ragazzi, oggi alle 11 quasi e mezza di sera sono qui con Twilight Sparkle per fare una recensione. Sigla. Sono le 11:30, quindi non posso neanche parlare forte, quindi scusatemi se parlo piano perché dormono tutti. Cioè mio fratello no, infatti sta guardando la TV, però io vorrei evitare di fare troppo rumore. Un angel gigante. Addio, non è la tua recensione. Oggi sono qui per fare una recensione molto particolare dedicata al nuovo film Trolls. Yeah, che uscirà il 27 ottobre al cinema. Yeah, faccio una piccola introduzione sul film. Creatori di Shrek, arriva Trolls, una commedia musicale che porta sul grande schermo le amate creature dai coloratissimi capelli. Perché vivo sottoterra in un bunker super fortificato? Perché proprio fuori dalla mia porta c'è un incubo. Di nome Poppy. Già, proprio quei giocattoli antichi che avevano la faccia di bambini con tantissime rughe. My God, che avevano i capelli a spazzolina. Già, è apparso anche dentro Toy Story. Eccolo qui. Qui. E anche qui. Wow, fantastico! Poppy è la regina dei troll. E non è colpa sua se è felice da. Partendo per un'epica avventura che la porterà oltre il mondo da lei conosciuto, Poppy unirà le forze con Brank, già Justin Timberlake, che ha fatto anche la colonna musicale, in una rischiosa missione per salvare i suoi amici dalle grinfie del sinistro Bergen, o Borgen, boh, e del loro capo, il re Gristel. Di collage? Offesa bruciante, Branch. I got this feeling inside my bones. It goes electric, baby, when I turn it on. Dada. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body. Batti il pugno. Ups, cambio marcia. Bravo, è meglio che corri. Ma sono adorabili, li adoro. E uscirà dal 27 ottobre al cinema. Mi raccomando, non perdetelo, perché è stupendo. Anche perché c'è la canzone di Ariana Grande. Permetti. Oh, cribbio. Trolls. Come avete potuto notare, questi trolls sono le rivisitazioni, come i My Little Pony, questi qui, dei vecchi troll che sono, non li ho io però, quegli omini con le faccine un po' bruttine che avevano i capelli tipo tutti a spazzolina alti, tutti colorati, che tipo da quando i nostri nonni o genitori erano piccoli li usavano molto spesso. Infatti mia mamma ne ha uno, però a me tipo stavano antipatici perché avevano la faccia un pochino bruttina, sembravano dei bambini nanetti. Invece questi qui nuovi sono fantastici. Io ho preso le versioni singole perché queste qui ho trovato, non sapevo neanche le avessero già messe in commercio. E ne sono 5 le versioni base, ma ne ho prese 4 perché la quinta, ovvero il protagonista maschio, adesso solo l'ho scoperto che è il protagonista, non l'ho preso perché non mi attirava. Poi avevo preso i miei quattro preferiti,
arriva un bambino e si prende l'ultimo protagonista maschio, quindi lo prenderò la prossima volta. Li ho pagati 6 euro e li ho presi, vabbè, a Lawson più che altro. C'erano anche le blind bag, ma non le ho prese perché escono più piccoli e volevo questi qui. Ve li faccio vedere. Allora, c'è la protagonista che è Poppy, troppo carina. Poi c'è il ragazzo diamante, c'è DJ Suki, troppo carina. Questa qui che è la mia preferita, che è Harper. Potete seguire su Instagram la pagina Trolls, e ovviamente i nostri Trolls sono fatti dalla Hasbro, quindi tipo amici, compagni di viaggio, benvenuti. Le scatole sono tutte uguali, l'unica cosa che cambia è il nome, quindi vi faccio vedere quella di Poppy, che è la protagonista femminile. Poppy è la regina del mondo dei troll e è sempre solare, felice. Qui c'è scritto Trolls Dreamworks, che sarebbe colei che ha realizzato Madagascar, Shrek, Kung Fu Panda, i Disney più o meno, e i film più divertenti della mia infanzia. Poi c'è scritto il nome del nostro Trolls, ovvero Poppy. Questi giocattoli sono consigliati dai 4 anni in su, e qui c'è scritto Trolls e ci è un bel fiore. La scatola è a forma di ciuffo che parte dall'arancione e va a finire al rosa. Di questi personaggi però solo Harper ha i capelli arcobaleno, perciò l'adoro, perciò. E ogni personaggio arriva con 2 accessori, una spazzolina e un accessorio per addosso. Dietro ci dice di collezionarli tutti, c'è di nuovo il logo e di nuovo attenzione, infatti mi ricorda tanto le scatole dei My Little Pony. Cioè, vabbè, no. Solo che qui c'è scritto Dreamworks e qui ci sono altri loghi, sempre della Hasbro. Comunque vi ho detto anche i nomi, questo si chiama Guy Diamond, DJ Suki e Harper. Poi sono completamente uguali, io direi di aprirli, anche se però sono troppo carini, anche se però li voglio toccare tutti. E vabbè, iniziamo da Poppy, dai. Mi piace il fatto che sono spazzolinette diverse, vediamo se funzionano. Più o meno, dai. Anche se sono un po' piccoline. Questa qui ha una specie di animaletto sopra, a quanto vedo, e su una specie di torta con dei fiorellini. Molto azzeccato il personaggio di Poppy. Che bella, adorabile, cioè no, vabbè, guardate i suoi capelli super morbidi. Qui sono morbidi lo stesso e si mantengono anche in piega. No, vabbè, ma è troppo carina. Cioè, guardate, troppo carina. I suoi occhi sono super adorabili, guardate, fucsia. E ha queste guancette brillanti nuove che la rendono ancora più cute. Poi il nasino è fatto troppo bene. Di questo rosa molto molto Pinkie Pie, molto Pinkie Pie, sì. Cioè è Pinkie Pie questa. Solo che i capelli non credo siano fatti con l'extension, ma con questo tipo di prodotto un po' più tipo polvere, cioè polvere, peluche, ecco. È molto sorridente. Le orecchie sono giganti, guardate. E ha questo visito molto carino, che è qui sfumato verso il verde acqua, ma dietro no, dietro è semplice e non ha le scarpette così. E poi è arrivata questa corona, che sarebbe la sua corona di fiori, troppo carina, che tipo se avete un pony potete fare così, a me ci sta bene, dai. E
Ed è troppo carina, sembra anche molto Tumblr. Brava Poppy, tu segui la moda. Come gliel'ho messa sta cosa? Sono morbidissimi i capelli, anche usciti dalla scatola. La metto qua, con la sua spazzolina, che carina. Ad aprire gli altri. Tuo amico caro, Diamond Guy, oppure Guy Diamond. Allora, arriva con questo specchietto, ma anche una spazzola. Wow, specchio e spazzola. E ha questa forma così carina. Ve l'ho detto, anche dei pony dovrebbero fare le spazzole a tema. Poi questi occhiali tipo troppo faighi. Guardate che belli. Ci vanno anche i pony. Che coincidenza. A forma di stella, tutti blu. E poi c'è lui che è tipo troppo carino, anche se però è l'unico pony, è l'unico troll se non vestito. Guardate il suo sederino. Ed è tutto brillantinoso. Già, ho tutte le mani brillantinate con il nasino verde ed è celeste. Ha anche i capelli bianchi, troppo carini. È troppo carino. Mettiamogli anche i suoi occhiali. Così vediamo com'è con gli occhiali. Cioè, glieli dovevo mettere nei capelli. Ah, che figata! Cioè, non si mettono agli occhi. Giustamente gli occhiali non si mettono agli occhi. Carinissimo il nostro secondo personaggio. Sono troppo carini per la forma che hanno, cioè, adoro. Raga, solo adesso mi accorgo che muovono la testa. Comunque questa è tipo adorabile. Arriva con questa spazzola che dovrebbe essere un CD. Ed è bellissima. Poi queste cuffie che sono lilla, sì, lilla chiaro chiaro. Un po' pelosette qua, i pony ci fanno. Sì, dai, sono troppo belle queste cose. E a lei anche vanno. Guardate. Che carina. Molto adorabile. E poi c'è lei. Rumori strani. Ok, allora. La sua faccia è troppo carina perché guarda. Ah, fa anche così bene. E ha un po' di trucco. Ha gli occhi molto chiari. E ha il naso blu. Mi piace, ha fatto dei nasi molto diversi dal corpo. È di questo fucsia scuro, i bracciali come decora. Poi una canottierina e un pantaloncino più corto, che dove si vede la pancia e anche il piercing, c'è, raga, i dettagli. E ha questi colori pastello nei vestiti. I suoi capelli non sono come loro, sono fatti credo di stoffa. E ha un codino che non voglio levare, però sono troppo belli. Che belli. E sono troppo morbidi. Li potete mettere anche le orecchiette qua, vabbè, più o meno, dai, più o meno, più o meno la metto qua. E adesso l'ultima, ovvero la mia preferita, questa qui. Solo lei ha il naso abbinato. Ah, anche lei, però lei mi piace troppo per i colori. È morta. Invece lei mi piace perché pittura, e l'ho presa proprio per questo, perché pittura e mi assomiglia tantissimo. Ha questa spazzola che è super originale, ovvero un pennello troppo carino, e lei cade spesso, e questa foglia dove ha tutti i suoi colori, troppo carina. Questa qua mi piace troppo. E poi guardate lei, c'è tipo stupenda, ha gli occhi di due colori diversi, ovvero fucsia molto puntato al rosso e verde. Poi tutte le macchioline di pittura in faccia. Ha il nasino blu e lei celeste. Mi sembra molto Rainbow Dash, perché guardate con gli occhi. Anche altre macchioline su tutto il corpo. E poi ha la sua tutina, dove qui ha alcuni colori. E qui è il simbolo di una specie di un bottoncino, ecco. E qui si chiude in questo modo la maglietta, come una canotta. E i suoi capelli sono gialli, blu, viola e rosa. Sono bellissimi, madonna mia, l'adoro. Guardate quanto è carina. Troppo bella. È la mia preferita, no? E nulla. Io adoro questi personaggi. Devo prendere il protagonista e poi devo trovare altri personaggi perché sono troppo carini. Credo di aver iniziato un'altra collezione. Infatti, tipo, mio padre quando ha visto che me li compravo un'altra collezione. Oh mio Dio. Però, cioè, sono troppo carini. E
si deve fare. E voi li avete già presi, li avete già visti, li conoscete già. Io vorrei tanto vedere i adorabili e spero di prenderne altri. Mi raccomando, andate al cinema. E se vi piacciono le recensioni come con le introduzioni, scrivetemelo nei commenti, perché le voglio fare così per sempre, per sempre. E nulla, spero vi sia piaciuta questa review, un pochino diversa dal solito perché non ho mai recensito cose così, ma da ora le recensirò perché siamo arrivati a un traguardo bellissimo, 1000 iscritti, e vi ringrazio. Però lo speciale lo farò dopo Halloween, perché ci sarà il periodo di vacanza. Quindi nulla, appena troverò un po' di tempo nelle vacanze di Natale, farò un video dove vi ringrazio e poi il mio speciale, che tipo ok. E inoltre poi ci sarà Halloween e tutto il resto, tutti gli speciali. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Un bacione e buon proseguo scolastico. Beh, spero andrete a vedere il film. Se lo vedrete, scrivetemi cosa vi è piaciuto di più. E mi raccomando, comprate i troll, che sono troppo carini. Mi sono fissato ormai, tipo forever, 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 forever insieme, forever insieme. Ci vediamo. Ciao. You don't wanna go to work, 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 work,